Ideaworldtv.it, buongiorno, è giovedì 16 gennaio, è l'anteprima della rivista Idea. Siamo come sempre in compagnia del direttore Claudio Puppione e ci presenta subito il direttore la copertina di questa settimana. Benvenuti a tutti, abbiamo ripreso con il giornale, tra virgolette, normale, dopo i numeri speciali usciti prima e dopo le festività. 2014 inizia con una copertina, un pezzo di apertura e copertina dedicato a Gianni Gagliardo, e più in generale, spiegherò dopo anche nelle pagine successive se ci occupiamo anche di enologia, di un settore che in questi tempi grami per l'economia invece regge, gode di ottima immagine e quindi di ottimo mercato, soprattutto all'estero. Gianni Gagliardo l'abbiamo sentito non tanto come famoso produttore a Serra dei Turchi di La Morra, di grandi vini, anche, ma soprattutto per quello che dedica all'impegno collettivo dei produttori, soprattutto dei prodotti, collegandosi poi ai produttori, nel senso che, potendo contare sui tre figli che lo hanno affiancato in azienda, ha, come dice lui stesso, più tempo da dedicare a iniziative che sono l'associazione di imprese che oggi ne raccoglie ben, fondata nel 2012, 2010, chiedo scusa, che raccoglie ben quasi 90 aziende vitivinicole, che si chiama Made in Piedmont, che appunto promuove il vino in giro per il mondo, potendo contare su fondi europei di tutto rispetto e, cosa non secondaria, con una garanzia di impiego utile di questi soldi pubblici, se non altro per il fatto che i progetti di promozione sono finanziati solo al 50% dell'Unione Europea, sono cifre importanti, ma l'altro 50% lo devono mettere i privati. Quindi questo è una garanzia di uso ottimale di questi denari, che hanno già portato comunque buoni risultati, perché nel complesso queste aziende associate hanno aumentato il fatturato, mi pare, del 30-40% in 3 anni. Questo è un dato significativo, pur agendo in un mercato che, a differenza di tanti altri, tira bene. E poi lui è Gianni Gagliardo, è anche presidente dell'Accademia del Barolo, un'altra associazione di grosse grif, grandi, famose grif, che sono specializzate, mentre Made in Piemonte è per l'enologia di qualità piemontese in generale. Questa è l'Accademia del Barolo, che a maggio proporrà, all'11 maggio, domenica 11 maggio, proporrà l'asta mondiale del Barolo. È una finalizzata appunto alla produzione, alla promozione del Re dei Vini. Accanto all'intervista a Gianni Gagliardo abbiamo uno spazio importante per una notizia molto significativa, che è quella dell'accordo del vino sincero, insomma, per parlarci chiaro, si tratta di Fontana Fredda e quindi di Oscar Farinetti, accanto ad altre aziende associate, che hanno raggiunto questo accordo molto significativo con il settore food, di IKEA, per cui in tutte le botteghe svedesi, in tutti i supermercati, i centri commerciali dell'azienda svedese, negli spazi dedicati alla ristorazione, d'ora in avanti, in Italia almeno, ma si spera di allargare anche questa iniziativa all'estero, sarà servito solo ed esclusivamente il vino di questa azienda, un vino particolare, totalmente naturale, biologico, insomma, è anche questa una bella notizia per quanto riguarda una realtà importante della nostra economia. Allora, sono giorni turbolenti per la regione, è arrivata da poco la sentenza del TAR che di fatto ha annullato le elezioni del 2010, Cota, insomma, ha appena fatto ricorso al Consiglio di Stato. Sì, la nostra rivista, proprio per i tempi di realizzazione, eccetera, non, certamente non dà la notizia è nota a tutti. Abbiamo cercato di approfondirla un pochino, facendo un quadro delle dichiarazioni, dei commenti che si sono succeduti, facendo presente che probabilmente sarà difficile andare a votare a maggio, qualora il Consiglio di Stato sospenda l'immediata esecutività, bisognerà attendere un mese e mezzo per sapere se davvero le elezioni sono invalidate. Comunque gli stessi esponenti del centrodestra pensano che al 90% si vada a votare. Probabilmente sarà in autunno. Diamo alcune indicazioni sui possibili papabili. Questo è un po' presto per dirlo, ma insomma, per i probabili aspiranti governatori,
però non possiamo non sottolineare come sia comunque assurdo che dopo 4 anni di governo vengano annullate elezioni. Elezioni andavano annullate casomai subito, ma dopo 4 anni si creano anche delle problematiche non secondarie sulla validità degli atti presi da una giunta e da un consiglio che sono stati dichiarati illegittimi dai giudici. Accanto a questo, nel nostro piccolo cavallo di battaglia, diamo spazio però a opinioni piuttosto decise in merito al taglio delle province, che da molti viene presentato, cavalcando l'onda della rabbia popolare per le spese della casta, cioè viene presentata come salvifica. Personalmente nutro forti dubbi e non sono solo su questa posizione, e accanto appunto alla trattazione della problematica della regione attuale in Piemonte, diamo spazio a chi sostiene che l'eliminazione delle province creerebbe più danni. E sotto, io l'ho anche scritto espressamente alcune volte, forse converrebbe usare il macete per essere non troppo fini nei confronti delle regioni. Ma comunque il dibattito è aperto, se non altro teniamo aperto il dibattito. Proseguiamo invece parlando di impegno civile, ci concentriamo in particolar modo sulle ferrovie, sul trasporto su ferro. Sì, il giornale ha sempre la rivista Idea ha sempre dedicato molto spazio a chi cerca strenuamente di difendere il trasporto su strada ferrata e non su gomma. Soprattutto per quanto riguarda le linee locali, perché la sensazione netta, parliamoci anche in questo caso piuttosto chiari, è che Trenitalia, come soprattutto poi Italo è evidente, detto perché ha solo quel servizio, punti moltissimo sulle linee ad alta velocità, che è giusto che ci siano, che difendiamo estremamente. Io personalmente sono anche a favore della TAV, tanto per farmi degli amici, lo dico, però è obiettivo il fatto che venga lasciato andare a male il trasporto locale su ferrovia. Abbiamo un intervento piuttosto significativo, anche questo per alimentare il dibattito, di un nostro lettore, Sergio Mosconi di Serralunga, già intervenuto alcuni mesi fa sullo stesso argomento. Lui parla in particolare dell'auspicio, che sembra piuttosto purtroppo velleitario, di riattivare quanto prima la linea da Alba verso Alessandria ed Asti, ma ci sono tutte le altre linee, c'è la linea da Cuneo a Ventimiglia, che anch'essa ormai è ridotta, che è stata ridotta a quattro corse giornaliere, che è l'anticamera della chiusura. E quindi diamo spazio a chi invece strenuamente, con notevole coraggio, nel senso che obiettivamente la situazione è dura da invertire, però insomma cerca di far comprendere come sia assurdo cancellare questo patrimonio che le generazioni precedenti di amministratori, di politici hanno dato al nostro paese, in particolare al Piemonte. Parliamo invece di sanità, perché approfondiamo la storia di Rossella Berchialla. Anche questo è un argomento su cui più volte torniamo, quello della sanità, quello della buona sanità. Inequivocabilmente in provincia di Cuneo la gestione è positiva, pur nel marasma generale, nazionale, della sanità, e ci sono servizi importanti su cui spesso ci siamo soffermati. Nel caso specifico invece parliamo di una persona molto coraggiosa di Alba, affetta da un cancro piuttosto pesante, se l'aggettivo che mi viene in mente in questo momento è questo, la quale ha scritto un libro in cui narra questi 4 anni vissuti con questo, avendo con piena consapevolezza della malattia che porta avanti con sé nel proprio corpo, battagliando. Lei, la signora, ha anche una fede notevole, per cui fa presente come questo aspetto l'aiuti molto. È una testimonianza molto toccante, significativa, e le abbiamo dedicato molto spazio, in una posizione importante del giornale, perché crediamo sia giusto dare risalto appunto a queste cose. E chiudiamo come sempre con la solita carrellata di eventi. Come sempre il giornale ha una parte consistente dedicata agli eventi, soprattutto del fine settimana, con lo sguardo dedicato essenzialmente alla provincia di Cuneo, ma non solo. Cito solo due appuntamenti tra il sacro e il profano, tra i tanti di cui parliamo. Sta per concludersi il tour, diciamo il termine tour, in provincia di Cuneo delle reliquie, sacre reliquie di Don Bosco. Arriveranno il 23, mi sembra,
o il 22, adesso comunque sul giornale lo troverete, avrà, poi proseguiranno, dopo aver girato le diocesi della provincia di Cuneo, proseguiranno in quella di Torino, nota curiosa, successivamente saranno per 15 giorni in Lituania, perché la Lituania appartiene all'ispettoria piemontese della congregazione salesiana, niente meno, una curiosità significativa. E comunque c'è questo, diamo il programma di questa, di questo importante appuntamento in funzione del 2015, quando ricorreranno i 200 anni della nascita del Santo dei Giovani. E poi passiamo un po' più al profano, canale domenica prossima, raduno regionale dei Trifulau e dei Cani da Tartufo, promosso in Anoteca regionale del Roero, dall'immaginifico presidente Luciano Bertello, e appunto annunciamo questo evento che è piuttosto significativo, in cui i protagonisti sono i Trifulau, ma in particolare e soprattutto i cani da Tartufo. E quindi consigliamo la lettura per sapere come organizzare soprattutto il proprio fine settimana ai nostri lettori. Benissimo, grazie per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana.